Ciao amici, oggi facciamo un video diverso rispetto al solito, quindi non faremo un video del viaggio, ma faremo una recensione di due prodotti. La Bluetti, che è un'azienda nuova e innovativa, leader nel settore delle energie rinnovabili e dei prodotti legati all'energia rinnovabile, ci ha contattato chiedendo se volessimo recensire alcuni dei loro prodotti. Noi abbiamo accettato perché sono dei prodotti innovativi, sostenibili e che sono davvero utili per noi che stiamo facendo questo stile di viaggio e viviamo in van, ma non solo, anche per voi, perché infatti sono prodotti che possono essere utili per tantissime persone. Stiamo parlando di una stazione elettrica portatile a tutti gli effetti, perché riesce a generare corrente elettrica attraverso il sole, attraverso i pannelli solari, a immagazzinarla nella batteria e poi a rendercela disponibile attraverso le prese esterne e l'inverter. Il modello in particolare si chiama AC50S, è il più piccolo tra tutti i generatori che produce la Bluetti e il pannello solare è l'SP120 da 120 W. Perché è rivolto questo prodotto? Ma in realtà è rivolto un po' per tutti, perché può essere utile e utilizzato in tantissime occasioni e situazioni. Per esempio, per chi come noi vive in un van o in un camper, è sicuramente utilissimo, perché appunto la corrente elettrica è limitata e un backup in più di corrente è sicuramente un vantaggio, ma non solo, è utile per tutte quelle persone che per esempio vogliono farsi una settimana o un fine settimana in campeggio e hanno bisogno di extra energia per ricaricare i loro dispositivi, ma è anche utile per tutte quelle abitazioni dove la corrente scarseggia o comunque non è illimitata come in una città, quindi sto pensando per esempio alle baite in montagna, alle cabine un po' inoltrate in mezzo alla campagna dove si ha bisogno di corrente. Infine, è un dispositivo utile in casi di emergenza per ricaricare tutti i nostri elettrodomestici essenziali. E molti di voi adesso staranno dicendo: sì, ma io in caso di emergenza o anche quando vado fuori con il camper ho il mio generatore a benzina. Quindi, qual è la differenza? Qual è la novità di questi generatori? La novità è che questi generatori sono elettrici, quindi oltre a generare energia in maniera rinnovabile e pulita, senza inquinare, possono tranquillamente generare energia all'interno di un abitacolo, quindi nel nostro caso di un van, ma anche nel vostro caso per esempio di una casa. E questa è la vera differenza, perché i generatori classici che vanno a benzina, oltre ad essere rumorosi, oltre ad essere inquinanti, non possono essere utilizzati negli appartamenti o comunque al chiuso, devono per forza essere utilizzati fuori all'aperto. Ora facciamo l'unboxing, vi facciamo vedere come vi arriva a casa nel caso in cui lo voleste comprare. Noi già lo abbiamo aperto per provarlo e per fare una recensione più accurata ed obiettiva possibile. Vi facciamo vedere tutto quello che c'è nel box e parliamo delle specifiche tecniche dei due prodotti. Allora, questo è l'enorme pacco che ci è arrivato, ma in realtà gli oggetti non sono grandissimi. Adesso li tiriamo fuori e vi faccio vedere quello che c'è dentro. Ok ragazzi, questi sono i due prodotti che stavano all'interno di quel box. Qui abbiamo la stazione elettrica portatile o generatore elettrico solare, chiamatelo come vi pare, e questo è il pannello solare. Quindi adesso vediamo cosa c'è dentro questi pacchi. Questo è tutto quello che c'era nei box. Adesso li divideremo perché questo fa parte di un kit, ma vengono venduti separati a meno che non li comprate insieme. Questo è quello che vi arriva con il generatore, cioè il generatore che è il pezzo da 90, la garanzia di 2 anni, all'interno c'è il foglio della garanzia che vi spiega come funziona in caso di difetti, guasti, eccetera, eccetera. C'è il certificato del QC Pass, quindi ha passato tutti i test di sicurezza. E poi c'è il libretto di istruzioni. Quindi questa è tutta la parte cartacea. Qui dentro invece abbiamo tutti i cavi, perché il generatore può essere ricaricato in 3 modi differenti. Può essere ricaricato attraverso i pannelli solari,
la presa a 12 volt del vostro mezzo, quindi nel nostro caso del van, oppure attraverso la presa elettrica di casa. Quindi abbiamo tutti e tre i tipi di caricatore che adesso vi faccio vedere. Allora, questo qui è il cavo per ricaricarlo tramite i pannelli solari. Questo qui è il cavo per ricaricarlo con la 12 volt del mezzo. Ed infine abbiamo il trasformatore per ricaricarlo con la normale presa elettrica di casa, che nel nostro caso è quella canadese perché siamo in Canada e quindi ci hanno inviato la versione del Nord America. Inoltre all'interno del pacco c'è un cavo USB-C che serve per ricaricare veloce qualsiasi dispositivo che utilizza questo tipo di presa, e poi c'è questo laccetto che in realtà non so a cosa serve, però stava qui dentro, quindi lo faccio vedere. Tutto questo è quello che vi arriva con il generatore. Adesso invece vi faccio vedere cosa c'è all'interno del box del pannello solare. E questo invece è il pannello solare. E nel box c'è semplicemente il pannello solare e la garanzia. Questa è la garanzia, il foglio dell'ispezione e la data di quando è stato ispezionato, quindi tutti i controlli di sicurezza. E qui invece ci sono tutte le caratteristiche tecniche specifiche del pannello solare. Trovate tutti i dettagli del pannello in questo piccolo foglio. Voi vi starete chiedendo: ma dove sono i cavi del pannello solare? Sono qui dentro e sono già attaccati al pannello solare. Ve li faccio vedere, ma poi vedremo tutto nel dettaglio perché lo apriremo meglio e vi spiegherò bene tutto. Però giusto per farvi vedere dove sono i cavi, eccoli qui. Questi sono i cavi. Sono lunghi 3 metri. Queste cose ve le facciamo vedere bene dopo, perché adesso partiamo con il generatore e spieghiamo tutto benissimo nel dettaglio. Parliamo nello specifico di questo generatore elettrico solare della Bluetti. Stiamo parlando esattamente del modello AC50S. Questo è il modello più piccolo dell'azienda Bluetti ed ha una potenza, la batteria, di 500 watt, mentre l'inverter riesce a supportare un massimo di 300 watt ed è il più piccolino. L'azienda ovviamente produce anche generatori più grandi fino a un massimo di 2000 watt, quindi lasceremo il link in descrizione così potete dare un occhio a tutti i prodotti che hanno. Noi comunque parliamo di questo, che è quello che ci hanno inviato, e la prima cosa che vi vogliamo far vedere, e credo si nota, è quanto compatto sia. Ed è secondo noi una qualità molto importante ed essenziale, perché comunque noi viviamo in un van che è piccolino e le dimensioni sono perfette. Pesa pochissimo, pesa circa 6 kg e le dimensioni più o meno sono in larghezza 26 cm, in altezza 19 cm e in profondità 19 cm, quindi molto molto piccolo, molto compatto. Ha queste due maniglie sopra che permettono un trasporto davvero agevole, che poi potete chiudere tranquillamente così. Andiamo a parlare delle caratteristiche tecniche. È un generatore che monta una batteria al litio, quindi le batterie al litio, ragazzi, sono le batterie di ultima generazione, che, per chi non lo sapesse, a differenza delle altre, delle AGM o delle batterie ad acidi normali, possono essere scaricate completamente. Perché quelle che per esempio abbiamo montato noi nel van possono essere scaricate fino al loro 50% della capacità. E questo è davvero uno spreco, se così si può chiamare, perché non le puoi utilizzare appieno. Questo invece monta una batteria di ultima generazione al litio, che quindi può essere scaricata quasi completamente. Dico quasi perché l'azienda comunque permette di scaricarne solo al 90%, si tiene il 10% per cercare di non rovinare la batteria e di aumentarne le prestazioni. Quindi può essere scaricata al 90%. La batteria al litio ha una capienza di 135 Ah o 500 Wh, quindi è una batteria abbastanza potente, soprattutto per le nostre esigenze che, ripetiamo, non sono eccessive. All'interno del generatore non c'è soltanto la batteria, ma ci sono anche tutti gli output per caricare i dispositivi elettrici. C'è un inverter a onda pura da 300 watt con picco di 4,50 e c'è un regolatore di carica MPPT, che è, per chi non lo sapesse, il miglior regolatore di carica che
che si possa avere, perché riesce a convertire efficacemente quasi tutta l'energia prodotta dal pannello solare. Allora, questa qui è la facciata frontale del generatore, dove abbiamo tutte le prese in uscita per collegare i nostri dispositivi. Allora, partiamo da questa qui in alto, che è una presa a 12 volt, che funziona come quella delle macchine e può essere utilizzata per far funzionare tutti quei dispositivi che funzionano con la 12 volt e con questo attacco in particolare, come ad esempio i frigoriferi portatili. Qui abbiamo sempre la 12 volt, però con questi tipi di attacchi. Qui sotto invece abbiamo le prese USB e in più abbiamo la USB-C di cui vi parlavo prima, che serve per collegare tutti i dispositivi di ultima generazione per la ricarica veloce. Qui sotto invece troviamo il pannello della 220 volt. Ora, in questo caso le prese sono da 120 volt e gli attacchi sono del Nord America, ma lo ripetiamo perché questo è un generatore che ci hanno inviato a noi che siamo qui in Canada, quindi un generatore che funziona per il Nord America. Quelli che vendono in Europa e quindi in Italia sono provvisti della 220 normale con gli attacchi italiani, quindi non preoccupatevi. Ed infine, qui sopra abbiamo questo display LCD molto comodo ed intuitivo. E adesso vi faccio vedere come funziona. Ci sono tre bottoni di fianco al display. Il primo è il pulsante di accensione. Il secondo è per accendere tutte le prese a 12 volt. E il terzo è per accendere le prese a 220 volt. Adesso lo accendiamo, dovete tenere premuto il pulsante, e vediamo come è impostato il display. È molto intuitivo e pulito. Qui abbiamo la carica della nostra batteria, del nostro generatore, che è suddivisa in 5 tacche. Ogni tacca è il 20%, quindi in questo caso abbiamo il nostro generatore che è carico all'80%. Qui di fianco invece abbiamo tre righe. La prima è la riga che riguarda l'input. Quando lo mettiamo a ricaricare, quindi, che sia con i pannelli solari, con la 12 volt del mezzo o con la presa elettrica di casa, una volta in carica, qui ci dirà quanti watt effettivi sta caricando il generatore e poi lo vediamo bene. Qui sotto invece queste altre due righe ci dicono quanti watt stiamo utilizzando quando colleghiamo i nostri dispositivi in DC, quindi a 12 volt, e in AC a 220 volt. Anche questo ve lo facciamo vedere bene. Quando dobbiamo utilizzare qualunque presa, dobbiamo accenderle, perché in questo momento sono spente. Quindi, se vogliamo utilizzare, per esempio, le prese a 12 volt, queste tre, dobbiamo tenere premuto il pulsante della 12 volt DC. In questo caso si illumina e quindi adesso le porte sono attive, possiamo ricaricare i nostri dispositivi. Stessa cosa, se vogliamo utilizzare la 220, dobbiamo accendere il pulsante della 220, basta tenerlo premuto per un secondo. Si accende la luce e adesso le porte sono accese. Una volta che vogliamo spegnere tutto, basterà premere il pulsante Power e si spegne tutto completamente. Il generatore di fianco, al lato destro e sinistro, ha due ventole per il raffreddamento, come potete vedere. Nella parte posteriore del generatore, invece, abbiamo la presa di input che serve per ricaricarlo. E poi abbiamo una cosa molto utile, e cioè una luce che può essere usata sia in caso di emergenza, ma anche di notte quando, per esempio, stiamo facendo campeggio. Ha tre tipi di illuminazione e si cambiano semplicemente premendo questo pulsante. La prima luce è quella più forte, più intensa. La seconda è più debole e quindi è perfetta per non appesantire gli occhi. E la terza, infine, è ad intermittenza. Quindi diciamo che è per emergenze. Per finire il tour delle prese elettriche del generatore, ce n'è una che è super innovativa e si trova nella parte superiore, proprio dove sono le maniglie. Ed è la presa di ricarica wireless da 10 watt. Quindi serve per ricaricare in wireless, senza fili, tutti i cellulari di ultima generazione, semplicemente poggiandoli sopra, quindi molto utile per chi ha dispositivi di ultima generazione. Per capire quante volte potete ricaricare un dispositivo, dovete fare un'equazione molto semplice.
e cioè dovete dividere la capienza della batteria, che sono 500 watt ora, per il consumo del vostro elettrodomestico o dispositivo. Per essere precisi, però, dovete calcolare l'85% della batteria, perché, come abbiamo anticipato, la batteria può essere utilizzata solo per il 90% e un 5% serve per far funzionare tutti i sistemi all'interno del generatore, quindi il sistema di raffreddamento, le luci, eccetera, eccetera. Quindi 430 watt ora che abbiamo disponibili da poter utilizzare effettivi e devono essere divisi per il consumo del vostro dispositivo. Nel nostro caso, per farvi un esempio concreto, il laptop consuma 40 watt. Questo significa che 430 diviso 40 possiamo ricaricarlo per ben 10 ore. Giusto per darvi un po' di numeri e un'idea di quante volte potete ricaricare i dispositivi più comuni, diciamo che un cellulare che consuma 10 watt può essere ricaricato circa 45 volte. Un mini frigo di quelli portatili da 12 volt delle macchine, che consuma circa 60 watt l'ora, può essere fatto funzionare per circa 6-7 ore. Il computer, l'abbiamo già detto, circa 10 ore. Insomma, basta fare questo semplice calcolo e scoprite più o meno quanto potete utilizzare i vostri dispositivi con questo generatore, che, ricordiamolo, è il più piccolino, quindi se avete bisogno di più potenza, ovviamente ci sono i generatori più potenti. Quindi adesso attacchiamo tutto, colleghiamo tutto e vi faccio vedere come si comporta. Ok, abbiamo collegato tutto, come vedete ancora non sta caricando niente perché il generatore è spento. Adesso lo accendiamo. Accendiamo entrambi. Come avete sentito, ho acceso le prese da 12 volt e quindi si sono messi in caricamento il cellulare e il telecomando del drone. E come vedete, adesso stiamo consumando 10 watt. Adesso invece accendiamo la 220 e vediamo quanto consumiamo ricaricando il computer e la batteria del drone. Ragazzi, quindi adesso come vedete stiamo ricaricando tutti i nostri dispositivi, stiamo consumando circa 70 watt, li stiamo ricaricando all'interno del nostro van, non fa alcun rumore, è silenziosissimo, non stiamo consumando tanto, quindi le ventole di raffreddamento non sono nemmeno partite, però che dire, è comodissimo. Lo possiamo utilizzare davvero in van comodamente anche la sera, anche in quelle giornate di brutto tempo quando i nostri pannelli e le nostre batterie non possono funzionare al meglio. Allora, ragazzi, abbiamo provato il generatore, abbiamo parlato di tutte le specifiche tecniche, spero di non aver lasciato nulla. Adesso andiamo fuori e parliamo del pannello solare. E lo proviamo. Quello che faremo, proveremo a ricaricare il generatore con tutti e tre i tipi di ricarica. Quindi partiremo dal pannello solare, poi lo ricaricheremo con la 12 volt del van e infine con la presa elettrica di casa. Così vediamo come si comporta e i tempi di ricarica. Quindi andiamo fuori e testiamo. Siamo venuti fuori, la giornata fortunatamente è bella, tira un po' di vento, quindi speriamo che si senta bene il video. È uscito il sole, quindi possiamo provare il pannello solare e possiamo vedere quanto ricarica il generatore. Come vedete, il pannello solare ha una maniglia ed è facilmente trasportabile, quindi è compatto. Le dimensioni da chiuso sono 42 cm per 42 cm. Quindi è piccolino, pesa circa 4,5 kg e vedete quanto sottile è una volta chiuso. È impermeabile anche se non completamente, perché ci sono tutti i collegamenti dei cavi, quindi sicuramente può resistere a qualche goccia d'acqua, però io non lo utilizzerei se dovesse piovere tanto, giusto per sicurezza. Ha la sua tasca dove ci sono i cavi che sono lunghi 3 metri, quindi ci dà parecchio margine
di movimento e di spostamento dalla stazione solare, che ricordiamo la Bluetti ci sconsiglia di lasciare sotto al sole mentre la ricarichiamo, per evitare che si surriscaldi troppo. E questi qui sono i cavi. Allora, adesso lo apriamo ed è molto semplice da aprire. Ci sono questi due allacci che devono essere premuti e tirati in su, si slaccia facilmente e poi si apre come se fosse un libro. Sono quattro pannelli e ognuno di essi dietro ha un supporto. Questo è molto utile perché così possiamo rivolgere i pannelli direttamente al sole. È un pannello composto da quattro pagine. Il pannello solare è monocristallino ed ha un'alta efficienza energetica. È lungo circa 1,70 m. La ricarica tramite il pannello solare dipende molto da come i pannelli solari sono rivolti al sole. E grazie ai piedini potete cercare di mantenere sempre quei 90 gradi verso il sole. Sono di una potenza complessiva di 120 watt e quindi in condizioni ottimali dovrebbero ricaricare il generatore in 4-5 ore. Vi voglio far vedere nel dettaglio come funzionano i supporti. Ne sono 4 e quindi ce n'è uno in ogni pannello e sono attaccati con un semplice strappo. Il pannello all'estremità ha due fori. Questi sono utili per chi lo vuole appendere per indirizzarlo meglio verso il sole in maniera verticale. Adesso colleghiamo il pannello solare con i cavi in dotazione e mettiamo in carica il generatore. Sono circa le 10 di mattina e in questo momento stiamo ricaricando 94 watt, che sono davvero tanti. La ricarica con il pannello solare dipende molto dalle condizioni atmosferiche. In condizioni perfette dovremmo riuscire a caricare il generatore, se completamente scarico, in circa 4-5 ore. Adesso vediamo quanto carica con la presa a 12 volt. Questa è una normale presa che va sull'accendi sigari di qualsiasi macchina e quindi vediamo quanto sono i tempi di ricarica con la 12 volt. Mi raccomando, quando lo mettete a ricaricare, prima di ricaricarlo accendete il mezzo, altrimenti rischiate di prosciugare la batteria del vostro van o della vostra macchina. In questo momento con la presa 12 volt sta caricando 115 watt l'ora, una ricarica davvero veloce che ci permetterà di ricaricarlo, se completamente scarico, in circa 4-5 ore. Vediamo con la normale presa elettrica di casa quanto ricarica e quindi quanto impiega a ricaricarsi. Come vedete, con la presa elettrica di casa ricarica circa 80 watt l'ora, quindi tra tutti i metodi di ricarica è il più lento, quindi ci vogliono circa 6 ore per ricaricarlo completamente, rispetto invece alle 4-5 ore che ci vorrebbero per ricaricarlo con il pannello solare o con la presa a 12 volt. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa recensione. Vi abbiamo fatto vedere nel dettaglio questo generatore, o se lo volete chiamare stazione elettrica portatile, della Bluetti, che è il modello AC50S, il più piccolino, con la batteria da 500 Wh, ma ricordiamolo, la Bluetti ne produce tanti altri, il modello più grande è da 2000 Watt. Questo è un prodotto che non interessa soltanto noi che viviamo in van, ma può essere utile davvero a tutti. Può essere utilizzato per un fine settimana in campeggio, in barca, in un camper. Può essere utilizzato anche in una qualsiasi casa in caso di emergenza. Noi lo abbiamo provato, vi abbiamo fatto vedere tutte le caratteristiche, tutte le prese. Speriamo di essere stati il più esaustivi possibili. Siamo molto soddisfatti del prodotto e lo diciamo nella maniera più obiettiva possibile, perché comunque davvero in questa settimana di utilizzo intenso non ci ha dato mai problemi, lo abbiamo utilizzato tantissimo. E una cosa che voglio precisare è che è un generatore che, a differenza di tutti gli altri che funzionano a benzina o a gasolio, questo, proprio perché è elettrico, non solo non fa alcun rumore
E fidatevi ragazzi che è una cosa assolutamente preziosa, perché quando sei in campeggio e senti gli altri van o gli altri camperisti che hanno il generatore acceso, non riesci a dormire per quanto casino fanno. Quindi non solo non fa rumore, non inquina perché è elettrico, ma è anche comodo perché può essere utilizzato dentro al camper, dentro al van, dentro alla casa. Per ricapitolare, questo è il generatore Bluetti AC50S, il più piccolino della famiglia, che viene venduto separatamente oppure in kit con il pannello solare da 120 watt, l'SP120. Lasceremo tutti i link in descrizione, oltre a quello del sito della Bluetti, sono i link dei prodotti su Amazon, che se li volete acquistare aiuteranno anche un pochino noi, perché il prezzo per voi rimane lo stesso, ma noi riusciamo a guadagnarci qualche piccola commissione. Quindi se siete interessati all'acquisto, mi raccomando, utilizzate i link che abbiamo messo a disposizione sotto. Grazie per aver seguito il video. Per qualsiasi cosa commentate, se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, scriveteci in privato nei commenti o contattate direttamente la Bluetti, che sono davvero disponibili. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Buona giornata a tutti e buon proseguimento!